Ciao a tutti, sono Adri, bentornati sul mio canale. Abbiamo cambiato nome, abbiamo chiamato un po' style del canale, anche se comunque devono conoscere i video a nome vecchio, però ho deciso, ragazzi, di cambiare il nome del canale, di levare questo nome che alla fine mi sono reso veramente conto orribile che avevo scelto, e quindi di dare qualcosa di più personale. Ok, detto questo, poi semmai vi spiegherò, farò un video a parte, dimmi voi, più avanti, però voglio dire che, da come avete letto, vi porto il pronostico di Polonia-Italia. In realtà ho già registrato altri due pronostici di nazionali, stanno già caricando su YouTube, quindi li ho fatti con largo anticipo. Oggi è venerdì e mi sono reso conto che alla fine i pronostici con l'Italia sono quelli che ricevono sempre maggior visualizzazioni. Ha ricevuto tipo 130 visualizzazioni in due giorni il pronostico di Italia Arabia Saudita. Penso che anche con la Polonia, che è una partita abbastanza decisiva, possa, se non avvicinarsi, comunque fare bene. Quindi ho detto, perché non farlo? E inoltre, nei prossimi video che usciranno, 99 su 100, domani e dopodomani, oppure dipende quando le scaricare, comunque usciranno altri due pronostici, dirò che non ci sarà l'Italia. Invece, all'ultimo ho avuto questo ripensamento, e siccome le altre partite sono una lunedì, una martedì, l'Italia gioca di domenica e ho dovuto mettere l'Italia come prima, poi spostare quegli altri due. Vabbè, fatto sta che non ho pubblicato sondaggi, perché ho sempre detto, quando si tratta di Milan e di nazionale non faccio sondaggi, prendo fisse quelle due squadre, cosa che succederà anche per Milan-Inter, anzi Inter-Milan, che ci sarà il derby domenica prossima, sabato prossimo, domenica. E niente, ragazzi, quindi andiamo a vedere la nostra formazione. Ho aggiornato tutte le convocazioni, sia della Polonia che d'Italia. Purtroppo sono stati convocati più di 23 giocatori, quindi abbiamo scelto quelli con gli overall più alti. Abbiamo lasciato fuori gli infortunati dell'Italia, abbiamo lasciato fuori anche, a parte D'Ambrosio, abbiamo lasciato fuori quelli con gli overall più bassi. Noi andremo in campo con Donnarumma, tre pali, Crescito, Zappacosta, Terzini, Chiellini, Bonucci centrali, Florenzi, Giorginio, Pellegrini a centrocampo, anche se non so se Zappacosta sia stato convocato, non credo. Quindi vabbè, per sicurezza mettiamo... Ma perché mi ha spostato tutto qua? Ah! Ok, ho capito. Non è aggiornamento live, ho capito. Cioè, o sono con l'aggiornamento live, è quello il problema. Quindi adesso, ok, andiamo a mettere le cose come si devono. Eravamo all'Olimpia Stadium perché è alla fine lo stadio su FIFA che assomiglia di più allo stadio in cui giocava l'Italia. Aprita con la Polonia, e adesso ci siamo. Perine tra i pali, Crescito e Florenzi, Terzini, Chiellini, Bonucci centrali, Verratti, Giorginio, Bonaventura, i tre di centrocampo, Insigne addirittura 88 sulla sinistra, Immobile e Bernardeschi. In panchina portiamo Giovinco, Romagnoli, Acerbi, Donnarumma, Chiesa, Berardi, Gagliardini. Lasciamo fuori Sirigu, D'Ambrosio, Emerson, Biraghi e Caprari. Sarebbe rimasto comunque fuori D'Ambrosio, però mi sono reso conto un po' tardi che ormai convocazioni già fatte, che fa parte di quei 3-4 che hanno lasciato insieme a Cutrone e Zaza l'allenamento. Non so come mai, ma ragazzi, quando vanno a fare nazionali, ragazzi, cioè quando ci sono le convocazioni, non ne colgo neanche uno. Quando ci sono le convocazioni c'è veramente una marea di infortunati, non capisco come mai. La cosa mi fa molto strano. Eccoci qui. Diciamo, ha durato un po' troppo l'intro, quindi vabbè, pazienza, tanto la partita si giocherà comunque, non vi preoccupate, perché ho dovuto dare un lungo grande indietro per vari errori. Bisogna far bene di fronte ai propri connazionali. E vi ho dovuto anche spiegare perché del canale. Gli appassionati non più giovanissimi si allora, della soffriamo di pareggite, quindi vi spoilerò già cosa potrà succedere nei prossimi pronostici. Primo turno proprio dalla Polonia, con un soffriamo di pareggite e diciamo non mi meraviglierei finisse in pareggio anche questa partita, visto che all'andata
a settembre, se non era per un rigore, addirittura rischiavamo di perdere la partita con la Polonia in casa. E quindi vi ripeto che non mi sorprende affatto la cosa. Ecco qua gli azzurri. Bernadeschi, Immobile, Insigne col numero 10. Tanto nel prossimo col Portogallo. Ecco Bonucci e Perin. Quasi col Portogallo, ragazzi, fece un gol Insigne, vi consiglio di andarla a vedere. Adottano un assetto che concede poco, almeno Vabbè, insomma, crea lo Szczęsny, spettacolo. Tanti uomini in Kedziora, compagnia del pallone. Kamiński, Questa Glick, sono Rebus, Blažikowski, opzioni Zieliński, pericolosissime, però, Krikoviak, che potranno cambiare Makuševski, molto Milik sulle e feci a Lewandowski, seconda delle con esigenze. Piontek del Genoa in panchina. Non so se sentirà, perché comunque, ragazzi, così e così. La Polonia come formazione fanno Milik 80, Lewandowski 90 e 86 Szczęsny, Allo quindi italiano l'Olympia Stadion riporta alla mente ricordi insomma, agonici. Da una parte la non da gioia per la sottovalutare notte del gol del assolutamente, 2006, soprattutto chi è dall'altra in porta, l'amarezza per la finale di soprattutto Champions Szczęsny persa e dalla Juve per Perin. l'attaccante Bello Lewandowski. ritornare nelle arene Portiere della storiche, Juventus soprattutto contro per portiere della chi Juventus ha oggi, maggiore perché ragione per il primo, che è Szczęsny giocatore. contro secondo, che è Ecco i titolari. Perin, Il che loro ci abbiamo in piantarsi porta, abbastanza preferito a chiaro sui Donnarumma, tre perché per centrocampisti scelta, diciamo tecnica, centrocampisti perché Donnarumma tre attaccanti. 82 Sono curioso di vedere come e interpreteranno Perin questo modulo che di 84. solito sa Allora abbiamo regalare parecchio scelto di mettere in porta spettacolo e azioni da gol. l'ex Genoa, come quasi sempre facciamo. Ok, si può iniziare Polonia-Italia. Speriamo, come dico sempre, che Centrato FIFA non dalla ci Polonia faccia che dei parla col regalini primo pallone del match. e di essere, che sia una partita piuttosto tranquilla e piacevole. Non che bisogna vincere per forza, però. Che Marco Verratti. non sia ecco rubata. Ciachi e Ciro Immobile. Difficile dire chi sarà Mobile, migliore. Bonaventura Bonaventura calcia, sul male, filo molto centrale. male. Comodo per il Szczęsny non ha portiere. assolutamente problemi a farla sua. Insigne, Insigne. Guarda Occhio a Verratti. Verratti. Guarda Verratti! Non ha Verratti! trovato la porta per una questione di Che centimetri. Decisivo per lo quell'interrogativo di spazio che passione aveva che tirato vedeva anche molto Pecchioli bene. concludere comodamente a Per rete. ora ci affacciamo per primi dalla porta del portiere bianco-nero, il primo, perché il secondo è nostro. Blascikowski, occhio al Sono centro, palla Blažikowski, incastrata sulla traversa. Zieliński! Ci Perin! sarà il Perin! miracolo per la Polonia. Palla messa in Palla in mezzo. mezzo, bravo! Bernadeschi a mettere fuori, se mi vai anche a prendere Blažikowski sei un eroe. Però C'è ti spazio soffio per la il palla cross. prima. Bravo Chiellini. Lewandowski, Questa è l'ultima tiro, del turno. palo! Palo che respinge il pallone che è Non capisco aperto. perché le difese, ragazzi, già tanto che lo dico, perché le difese, quando è il momento di Laddove buttare via Terrazzo palla, la vince, la perdono. contusione Cioè, agli respinta, altri non Lino succede mai, a me tratta succede sempre. Quando è il momento di sfortuna dare via palla, proprio un momento nell'incirconostanza. cruciale in cui la Bisogna palla va attaccarsi assolutamente adesso. data via, la Pallone perdono, recuperato dalla intanto la Polonia. perde pure Insigne. Ragazzi, è una sofferenza. Perin, non fare Palla in cappellate. gioco. Palla dentro! Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a Gol di difesa e Blažikowski? contropiede per Io non ci sfruttare credo. eventuali spazi. Cioè, abbiamo preso gol con un cross. Non Piede debole o no, l'importante è che l'abbia messa ci dentro. E credo. sì, Pierre, Cioè, è fatemi il vedere un risultato che secondo. conta. Esce male Perin. Cioè, non è che esce Si male ricomincia col vantaggio il polacco, ora portiere dovranno essere gli avversari a fare la partita. della Feralpi Salò. Non esce, ma con tutto rispetto, esce Florenzi, male Perin. E si prende il gol Giorginio, da Blažikowski da tipo 40 metri di pallonetto, anzi buona neanche lettura, pallonetto, un cross, provano gli va bene. azzurri. Va bene. Interrompe bene l'azione, intercettando il Proveremo a lancio. rimontare, che devo fare? It's been a long day without you, my friend. Insigne, che ha rubato questa palla, mette Palla in dentro, gioco, Verratti al volo! attenzione, hanno una Szczęsny! chance Szczęsny! incredibile per pareggiare. Sicuro Verratti, ovviamente Cross dal ragazzi. centro, Gol di testa Bonucci, Bonucci, ancora Szczęsny. rigore Adesso ragazzi comincia il salva momento, proprio me lo Bonucci, sento colpo già, di in ordinaria cui non amministrazione. entrerà nemmeno Sicuro una. qui, Questo molto cross bene. nemmeno ci arriva, Palla in nemmeno ci gioco per la arriva. conclusione. So già che questo sarà il momento in cui non Florenzi, entrerà. Loro hanno fatto un Bonaventura, gol a metro in assurdo. avversario. Guardate qua, mettono fuori Bernardeschi e riparte il contropiede Azione della Polonia. interrotta, ripartenza.
Lewandowski. 33 minuti. Il pareggio l'avevamo sicuramente meritato, però. La palla, ragazzi, non entrerà mai. Perché ho già dei movimenti che sta facendo Szczęsny. Ho capito che questa è una partita super scriptata. Giorginio da fuori. Szczęsny e 3. Guardate, sono trascorsi 36 minuti. I tiri in porta sono già 4-0 per l'Italia. 4-0 perché il gol era un cross. Il gol era un cross. Sta palla va direttamente tra le braccia di Szczęsny. Neanche a chiederlo. E neanche a dirlo. Questo è, ragazzi, il riassunto di FIFA 19. Sti qua adesso, guardate qua come esce piano Perin. Come esce piano Perin. Capisco che non sei Mbappé che devi correre come una lepre repentina, però guardate, cioè direttamente i passaggi sbagliano. Cioè, una volta queste cose ai vecchi FIFA non succedevano assolutamente. Bernardeschi fermato da un difensore che gioca forse nel Leeds United. Tutto rispetto per il Leeds United. La palla che viene controllata da dietro come se fosse il Barcellona. Si giocherà ancora per due minuti. Jorginho. Immobile. Non c'è nessuno e abbiamo l'attacco totale. Niente da fare. 4 tiri in porta a 0. Non c'è versi di fare un gol. FIFA 19, questo è ciò che ci è presentato. 4-2-4. Bernardeschi sulla destra. Esce Bonaventura. Entrerà Giovinco. Che devo fare? Cosa devo fare? Non posso fare niente. Szczęsny, anche se ci mettessimo a tirare 45 minuti, non farebbe entrare una palla. Attenzione a Milik, Błażejkowski, bravo Perin, fagli fare anche il secondo, mi raccomando, Doppio vantaggio solo sfiorato. Conclusione che si è stampata. Guardate qua, guardate come si perde Immobile, e meno male la difesa della Polonia, Palla dentro, non c'è nessuno. Cioè, c'è, ma non c'è, perché ovviamente la palla non la prende. Passa per prendere palla. Lorenzo Insigne. Sali, Criscito, sali! Spazio per il non sale. Lewandowski. Lewandowski calcio al diagonale. Ancora in gioco, pericolo. Perin, cioè, han tirato più in 5 minuti che in tutta la partita e sono in vantaggio. Non avendo fatto gol negli ultimi 5 minuti. Rendetevi un po' conto di FIFA 19. Cos'è? Non sono l'unico che fa queste critiche. Basta sfogliare un po' il tubo e andare a scoprire tranquillamente. Verratti da fuori. Ovviamente Murato, gol! Gol di Sebastian Giovinco! Cioè, sbagli di tutto e di più. Un gol tecnicamente difficile, lo fai, io non capisco perché bisogna ridurci a fare questi gol al volo, che penso che Giovinco un qualcosino l'abbia mai fatto in vita sua, ne ha fatti tanti di belli, ma credo che se toccherà il campo Giovinco sarà anche tanto, e niente, c'è da arrivare a questi metodi. Adesso voglio vedere cosa è capace di inventarsi la Polonia al 68esimo minuto con 6 tiri in porta a 2. Vediamo. Insigne da fuori. Avete dubbi? No, perché la para Szczęsny. Giovinco, Immobile, ancora Szczęsny. Se l'avesse tirata Milik quella palla lì, sarebbe entrata. Occhio al pallone in mezzo. Senza problemi. Bene dalla difesa. Potrebbe crossare. Insigne, niente da fare. Bonucci, niente da fare. Giovinco,
Verratti addirittura fermato. Era libero, spunta difensore e viene fermato. Va bene. Criscito dove c'è Immobile. Ovviamente la difesa mette fuori. Giovinco Immobile, Szczęsny. Basta, basta Szczęsny, basta. Mi hai fatto prendere gol da centrocampo. Hai imparato di tutto e di più. Niente da fare, noi sul calcio d'angoli non dobbiamo fare, cioè non dobbiamo neanche provare a fare gol. E adesso non mi sorprenderebbe se prendesse il gol del 2-1 al 90esimo. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Dai. Dai Criscito. L'Italia lateralmente. Dai Giovinco. Occhio a Verratti. Insigne. Vai il cross, niente, 1-1. Ditemi voi se è giusto. Cioè, 1-1, non si è perso, è andata a fine 1-1, fece gol prima la Polonia e poi si pareggiò con un rigore. Va benissimo. Risultato che per come sta giocando l'Italia adesso è oro colato, è oro colato. Ma su, con 10 tiri in porta a 2, di cui 2... fatti nel giro di 5 minuti con neanche interventi miracolosi da parte di Perin, noi su 10 tiri da ogni posizione ne abbiamo bucato uno solo, a fortuna, perché cioè il tiro più difficile da bucare è stato quello che ci ha permesso di pareggiare e siamo, cioè, e la partita finisce così. Non vado avanti, non faccio supplementari, non faccio rigori, un altro pareggio. Ragazzi, la FIFA 19 abbiamo pareggiato col Liverpool City e questa. E vi dico che saranno pareggi anche i prossimi pronostici che usciranno dalle nazionali. Possono essere 0-0, 1-1-2-2-3-3, 4-4, ma saranno pareggi pure quelli. Migliore in campo, da quel che ho capito, è Błażejkowski. No, è Giovinco. Giovinco, sì. Però, parate. 9 parate di Szczęsny, 5 parate di Pedro. Io non voglio aggiungere altro, veramente ragazzi, io non voglio aggiungere altro. Detto questo, ci vediamo la prossima settimana, perché ci saranno sempre altri video da far uscire. Ora vedo se tornerò con una carriera, se non tornerò con una carriera vedo cosa fare, cosa non fare. Ci vediamo e state connessi che sicuramente vi porterò qualcosa. Grazie alla visione, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima, prima possibile. Bacione!